Bene, siamo a Tavernelle Val di Pesa con Mathieu Ferré, il birraio del neonato birrificio MAT, giusto si pronuncia così? Mac. MAT, che nasce poco meno di un anno fa, luglio del 2011, giusto Mathieu? Sì, pochi mesi. Pochi mesi. Come nasce questa idea di farsi un birrificio? Tu che vieni da un altro mondo in realtà, da un Sì, mondo parallelo. da un mondo parallelo, diciamo, rimaniamo sul vago perché non ci sono delle volte delle. No, la cosa che mi ha proprio convinto è, a parte che io sono amatore, un grosso consumatore di birra, è il fatto di proporre un'alternativa, una possibilità di scegliere. Ora, in Italia da un po' di anni c'è Fermento di questo movimento che si è messo su e penso sia una cosa bellissima perché propone una possibilità alle persone di scegliere, come se per esempio in Italia, che è un paese produttore di vino, dicessi ci sono quattro industrie che fanno il vino e uno non ha alternativa, non ha scelta. Invece la bellezza dell'Italia nel mondo del vino, per esempio, è questa possibilità di avere tantissime cose diverse, dalle cose favolose alle cose che fanno schifo. Nella birra per tanti anni è stato così, c'era un monopolio di poche industriali che tenevano lì e quindi quando è venuto fuori questo movimento mi sono detto mi piace questa idea. Un po' di rivolta, un po' di cambiamento, di controcorrente che c'è in tutti gli altri ambienti, questo livellamento verso il verso il basso della basso. qualità, invece in questa birra c'è questa esplosione. No, io non sono per niente italiano, mia mamma è spagnola Esatto. e mio babbo era francese. L'unica cosa italiana mia è mia moglie e il fatto che vivo qui da sempre, che io ho sempre vissuto in Francia. Frequenti molto il Belgio. Sì, perché essendo quindi francese sono completamente bilingue, ho tanti amici in Belgio, quindi sono andato molto E spesso quindi la lì. tua frequentazione del Belgio si è poi anche trasferita negli anni anche nelle birre che hai prodotto, perché tu hai cominciato, raccontiamolo alle persone che ci ascoltano, a fare birra meno di 2 anni fa con un corso della Pinta Medicea, che tra Sì. l'altro salutiamo, che fanno delle cose egregie qui in Toscana. Sì, ero andato a vedere questo corso aprile 2010, quindi 2 anni quasi fa. appena 2 anni fa, sì. Poi sono andato in Belgio da questi miei amici e quando sono tornato in una settimana mi sono fatto un impiantino autocostruito, insomma un impiantino da 110 litri, dove ho cominciato a A fare la prima bere, a cotta. farle proprio di continuo. Insomma, 110 litri è Tanta roba. tanta cosa, sì. E quindi hai cominciato a fare qualche esperienza in Belgio, e tra l'altro in un birrificio, mi raccontavi, didattico, in una brasserie Sì, didattica. questo Brasserie Didactique du Flot, che è un'associazione, però non è che nasce come posto per insegnare alle persone, però poi dopo non è che ci vanno in tanti, insomma, lì a guardare. E poi questo birraio di questo piccolo birrificio didattico mi ha introdotto e portato, perché lui lavora anche come operaio in altri birrifici molto più conosciuti, per esempio Brasserie Fantôme d'Annie Prignon e altri, dove lui mi portava insieme a lui, io andavo lì, stavo E lì, gli imparavi. aiutavo, no, mi mettevo nell'imbottigliatrice, queste cose qua, però insomma intanto guardavo come quello che mi interessava a me era soprattutto vedere la tecnica della manualità del lavoro, cioè loro non mi hanno dato le ricette mi sono fatte da solo provando e Riprovando. riprovando, però la cosa che mi interessava vedere era poi tecnicamente come si lavora, perché cioè, una cosa è importante, mi Devi piace provare. gestire. Allora ti faccio questa domanda: secondo te nel fare la birra anche a livello artigianale è importante la tecnologia, No, computer, queste cose sofisticate? no, Perché non è importante? Perché tu la fai io senza ho avere. visto Dani non utilizza il computer, cioè utilizza il computer. Io utilizzo il computer per fare le fatture, per fare bolle, per Esatto. fare email, per cose, però non per fare la birra la faccio sulla carta. Vado lì e mi calcolo le mie cose, cioè non è che metto dentro a ProMash, ora non mi ricordo neanche come si chiamano i programmi, però mi sembra ProMash, gli metto le cose, Esatto. mi danno gli ebook, a dire la verità non li conosco esattamente, li posso scoprire, se uno mi dice voglio sapere quanti ebook ci sono, mi metto lì con la E te li formulina e calcoli. me le calcolo, però
secondo me non è che abbiano tutta questa importanza qua. Io qui è tutto manuale l'impianto che ho. E infatti, se scopriamo questo piccolo segreto, quello che cos'è? Quello che sto inquadrando? Il serbatoio d'ammostamento e di bollitura. Con sotto, ovviamente, i fuochi. Un fornellone da 90 kW. Perché quello in realtà che cos'è? Nasce per fare per il latte? Quello lì è un serbatoio dal latte, sì, usato, che sono andato a prendere in Belgio, perché comunque lì te le tirano dietro. Qui sì, in Italia ci sono anche, però come acciaio su comunque le persone che ce le hanno, che le dismettono, se le vogliono far pagare parecchio. Invece lì, insomma, per delle somme irrisorie, molto limitate. E quindi la tua birra nasce qui, nasce nel Chianti, tra l'altro siamo proprio nel... Sì, l'acqua è del Chianti. L'acqua è del Chianti. Del Chianti faccio la navetta, le porto con un serbatoio. Però le birre sono di ispirazione belga e non hanno nessun contatto con il territorio da cui mi dicevi, solamente l'acqua. Perché sì, questo tipo di scelta? Comunque l'acqua è molto importante. Esatto, sicuramente. No, determina. Cioè, perché tu... col territorio quale potrebbe essere? Potrebbe essere... Allora, avere per esempio, io utilizzo per esempio del frumento, quindi potrebbe essere del frumento prodotto qui nei Chianti, o comunque potrebbe essere, cosa potrebbe essere? Potrebbe mettere la birra in delle barrique dove c'è stato del vino qui della zona, queste cose qua, però a me personalmente la birra barrique non mi entusiasma, non mi attira, quindi no, come c'è altre birre, per esempio la castagna, almeno non mi stimolano, non voglia, quindi io faccio il vino che mi capa bene a me, quindi cioè non è che... Meno di 8-9 mesi fa apri al pubblico e in pochissimi mesi mandi la tua birra al concorso di un birrai e ti piazzi e ricevi un premio. Te l'aspettavi una cosa del genere? No, non me l'aspettavo, però ovviamente se non partecipa non può sapere. Questa cosa, quando mi hanno telefonato per dirmi che avevo questo terzo posto, mi sono cominciato a tagliare le gambe, non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo. Comunque sì, la cosa non penso sia commercialmente che sia importante, no, non l'ho fatto per quello, l'ho fatto per io sono molto ansioso, sono molto... Ti rassicura un premio del genere? Mi rassicura, sì, un po' parecchio anche, perché comunque era una categoria dove c'erano tante birre iscritte, c'erano oltre 20 birre, quindi mi hanno spiegato che comunque c'era prima uno screening dove eliminavano, tenevano le prime 10, poi queste 10 Allora, dove possiamo trovare le tue birre? In Toscana, sicuramente? In Toscana, in un po' di posti, sì, Firenze, qualche posticino a Siena, essendo partiti da poco, non è che, cioè, è facile a farla la birra, è più difficile poi a venderla. E quindi possiamo anche contattarti eventualmente via web, quindi il sito è semplicemente birrificiomath.com, giusto, sì, birrificiomath.com, troviamo le tue birre anche a Roma, in qualche beer shop di Roma. Sì, ha già Johnny Off License da Gradi Plato e poi in diversi ristoranti, poi... Che idea ti sei fatto di questo settore? Siamo ancora ognuno per la propria strada? Dobbiamo... Penso che come in tutti gli ambienti ci sono delle affinità tra persone, delle famiglie, delle persone che si apprezzano. Mm-hmm. Io sono uno che vado a pelle, c'è delle persone, io ho visto per esempio dei birrai su video, sul web, così non li conosco. E alcuni solo per quello che dicono a me mi sento che ci andrei d'accordo, poi magari se li incontro non è così, certo, però sono molto così a pelle. Poi ecco, la cosa che un po' mi ha deluso, però è anche normale ripensandoci, che a Rimini non è che poi ci sia stato tutti questi incontri qua, perché comunque le persone possono venire per lavorare, per vedere i loro clienti, eccetera eccetera, quindi penso purtroppo che tanti vedano la proliferazione dei birrifici come un nemico, però come un pericolo, diciamo, sì, come una cosa che li disturba un po', okay. Perché questo mi dispiace, perché secondo me invece io qui siamo nel Chianti Classico, ci sono oltre 400 produttori di vino Chianti Classico, quindi figuriamoci, una competizione col coltello si va. Quindi dire sì, ci sono 400 birrifici in Italia, poi bisogna vedere quanti producono davvero, quanti sono birrifici che non hanno un impianto, quanti, certo, hanno un impiantino da 100, da 200, da 300 litri, impiantini piccolini, quanti riescono un po'
uscire dalla loro nicchia locale, molto locale, quindi credo che i birrifici che riescono a produrre e andare un po' fuori dalla loro zona poi non siano poi questi 400 famosi, No, no, è sicuramente. paventato. Io credo invece che più ce n'è di qualità, però, Certo. più avvicinano più pubblico a Più questa cosa qua. consumatori. Io 95% della birra che ho venduto anche in posti dove non c'era birra artigianale, non è che sono andato a mangiare in parti di mercato di chissà chi, un alimentare che è il paesino accanto, mai sarebbe sognata lei di andare a cercare una birra artigianale non si sa dove, anche non tanto lontano, la Pedro, perché mi conosce, perché sono qui della zona, e così, e poi, e quindi nel paese piano piano Sta conoscendo, diciamo così. ma non che conoscono me, La conoscono una birra. cosa diversa. Esatto. E un domani andranno in vacanza a Roma o non so dove, a Verona o a Genova, dove gli pare, arriveranno in un locale, c'è birra artigianale, e Vediamo rispetto a quello che abbiamo già ecco, bevuto. però, ma anche con rispetto, No, nel senso, diranno, per ecco, provare qualcosa. saranno più forse invogliati, perché è una cosa che un po' ci si sono avvicinati. E Esatto. questo è importante. E Quindi più allora, ce n'è, secondo me, meglio è. meglio Senza è. poi. Io dico, ho sempre pensato questo, più ce n'è meglio è di sicuro, però alla fine la qualità nel tempo Perché io ho assaggiato paga, anche. Ho perché... assaggiato delle birre fantastiche, italiane e estere, e ho assaggiato dei troiai italiani e esteri. Quindi, Certo. se uno si avvicina alla birra artigianale e beve una cosa che fa cacare, diciamo, si dice Sì, lì. sì, sì. E dice, cavolo, questa è la birra artigianale, a me E interessa questo, quindi, ma parliamo sicuramente. delle tue birre. Allora, abbiamo qua quattro birre, tra l'altro in due formati, quindi da 75, Sì, giusto? e da E da 37. 33, che hanno dei nomi molto particolari, la 27, la 70, la 16, la 68. Perché questi nomi? La 70 sono l'anno di nascita mio e di mia moglie, non perché è mio, però siamo nati tutti e due nel 70, quindi 16 è l'anno di nascita del mio babbo, che poi ha scritto le Le frasi frasi che hai che ci sono nei inserito. fumetti. 68, vabbè, la rivoluzione studentesca, la rivoluzione dell'intelligenza che è scesa nelle strade per vedere se succedeva qualcosa di più interessante. E la 27 è l'anno in cui sono stati uccisi Sacco e Manzetti negli Stati Uniti. La 27 che è diciamo più una statua, diciamo, una Ok. scultura un po' a modo mio, e quindi non proprio bella. Quindi La basso. 70, che La tipo 70 è una Belgian Ale, quindi diciamo, non mi piace dire da abbazia, perché comunque insomma, non c'è tanto da abbazia, però diciamo, ecco, una birra più corposa, insomma, intorno a 7 gradi e chiara. è la 16? La 16 è un po' una cosa che ho un po' rubato in Belgio, è un'ambrata ai fiori di gelsomino. Ho scritto fiori di gelsomino sugli ingredienti in etichetta per un motivo. Loro non ce lo scrivono, tantissimi lo utilizzano, però non lo scrivono perché è un po' un segreto. Io però non la so sentita, perché se poi qualcuno è allergico a queste cose qua e Certo. si sente male, poi si scopre una cosa che è così, e ho detto, poi ora si vive in un mondo dove per qualsiasi uno inciampa in un E fa gradino c'è un causa, processo, quindi ho esatto. detto, vabbè, voglio stare tranquillo, ce l'ho E la scritto. La 68? 68 è una blanche, quindi però un po' più lupolata della mela. Di solito le blanche sono un po', non voglio dire dolciaste, però non sono lupolate come questa qui che ho fatto io. Perché mia moglie mi piace la planche, mi piace che le belle abbiano. E allora apriamola, visto che è stata anche la birra che si è piazzata al concorso, quindi vediamola un attimino. È una blanche, quindi Ah, bicchiere, io ho solo. a che cosa la abbineresti una birra del genere? O la berresti da solo, come molti pensano? Sì, È una blanche, quindi insomma. forse sì, questa forse con qualcosa di fritto potrebbe stare bene. Esatto. Però sì, io la birra, cioè abbinarla con i piatti la vedo, cioè difficile, cioè l'abbino, però Certo. non mi sento io in grado di, non sono un cuoco così Ma tu evoluto. preferisci berla durante i pasti, per esempio, Quello o quello sempre. sicuro immaginavo, però grazie Mattie, grazie per averci ospitato e in bocca al lupo per il tuo Ok, futuro. grazie. A presto. Salute.